Allora, grazie per la vostra presenza. Saluto i rappresentanti della stampa. Mi presento per chi non mi conoscesse. Io sono senatore Paolo Arrigoni, al secondo mandato. Ho seguito il tema terremoto del centro Italia nella scorsa legislatura. E ho seguito per conto della Lega la fase di conversione del decreto 55 del terremoto nella commissione speciale. Alla mia sinistra c'è la collega senatrice Erika Rivolta, che è stata la presidente facente funzioni della commissione speciale e che quindi ha guidato tutti i lavori di conversione del decreto. Alla mia destra la senatrice Donatella Tesei, nonché presidente della commissione difesa Umbra e quindi senatrice direttamente interessata alle questioni del terremoto. All'estrema destra Giuliano Pazzaglini, senatore marchigiano, nonché sindaco di Visso, uno dei comuni del cratere del terremoto. Alla mia sinistra Luca Briziarelli, umbro, e quindi anch'egli interessato alla tematica del terremoto, perché come Lega abbiamo fatto la conferenza stampa perché siamo rimasti un po' sbalorditi nel vedere le reazioni dopo la conversione e l'approvazione del decreto in Senato la scorsa settimana, attacchi che la maggioranza ha subito da parte delle forze politiche di minoranza, in particolare da parte del Partito Democratico, che ci ha accusato sostanzialmente di aver varato un topolino dal decreto. Quindi la volontà di questa conferenza stampa è quella di mettere i puntini sulle i. Allora, innanzitutto il decreto che abbiamo affrontato, che abbiamo convertito in prima lettura, adesso passerà alla Camera dei Deputati, è l'ultimo decreto varato dal governo Gentiloni, è stato emanato il 29 di maggio. Ci si aspettava un decreto corposo, alla fine il governo Gentiloni ha varato un piccolo decreto contenente solo poche misure fiscali, 5 in totale. Ebbene, come maggioranza potevamo ricorrere alla scelta di convertire questo decreto senza modificarlo, per poi toccare le tematiche del terremoto in modo più compiuto con un nostro provvedimento. Invece, assumendoci la responsabilità e avendo bene in mente quelle che sono le esigenze delle comunità terremotate, lo ricordo che la prima scossa di terremoto è accaduta il 24 agosto 2016, alle quali da lì è partito uno sciame sismico che è stato caratterizzato da due forti scosse, l'una il 26 di ottobre, una terza il 30 di ottobre, altre ancora molto forti a gennaio del 2017, ricordo 299 morti nella prima scossa che si è registrata il 24 agosto 2016, oltre 50.000 persone sfollate. Ebbene, la Lega con il Movimento 5 Stelle responsabilmente invece, ben consapevoli del poco tempo a disposizione per la conversione del decreto e consapevoli delle poche risorse disponibili dal bilancio dello Stato, un bilancio dello Stato che è stato fatto in legge di stabilità nel dicembre 2017 dal precedente governo Gentiloni, quindi dal Partito Democratico, allocando quindi tutte le poste economiche. Invece abbiamo appunto deciso di fare, di metterci in mano. Abbiamo fatto un ciclo rapido di audizioni, abbiamo audito le comunità delle famiglie terremotate, abbiamo audito le associazioni di categorie delle imprese, abbiamo audito i liberi professionisti, abbiamo audito molti sindaci e i rappresentanti degli stessi, abbiamo audito le regioni, ovviamente il commissario straordinario l'onorevole De Micheli, che ringrazio
per la correttezza istituzionale messa in campo, nonostante sia un esponente del Partito Democratico. Abbiamo audito il capo dipartimento della protezione civile. Insomma, in base a queste esigenze noi abbiamo lavorato, noi della Lega, insieme al Movimento 5 Stelle, producendo un sacco di proposte, molte delle quali sono state approvate, recepite, altre saranno rinviate a un successivo provvedimento, però di quelle che sono state approvate ve le volevo elencare, perché sono di natura e fiscale e di natura urbanistica, che hanno il precipuo scopo ed obiettivo di velocizzare la ricostruzione. Bene, innanzitutto come manovre fiscali noi abbiamo prorogato tutte le scadenze almeno al 31 dicembre 2018. Tra queste proroghe, nella conversione del decreto, noi abbiamo messo anche la proroga dello stato di emergenza, cercando di individuare, e l'abbiamo fatto, oltre 300 milioni. Abbiamo prorogato la restituzione mutui dei comuni e anche la possibilità per i sindaci dei comuni piccoli sotto i 5.000 abitanti di aumentare la propria indennità, visto i tanti costi a cui vanno incontro. Abbiamo prorogato di 2 anni i mutui per le attività economiche e dei privati proprietari della prima casa. Abbiamo riconosciuto ai privati l'esenzione della TOSAP, perché mettere in piedi un cantiere, un ponteggio per mettere in sicurezza, ricostruire la propria casa, significa talvolta occupare anche suolo pubblico. Abbiamo introdotto una misura che introduce l'esenzione della TOSAP, che è la tassa per l'occupazione di suolo pubblico. Abbiamo prorogato sino al 2020 l'esenzione delle bollette delle forniture in zona rossa, per la restituzione delle rate, le 60 rate per la busta paga pesante, versamenti tributari e contributi previdenziali assicurativi, una norma che potrà sembrare banale, ma quella di consentire al sostituto d'imposta, cioè al datore di lavoro, di provvedere a questa incombenza burocratica, è un segnale di attenzione nei confronti di queste persone. Nei confronti delle imprese abbiamo per esempio innalzato la soglia per l'acquisizione della SOA, di cui le imprese si devono munire per partecipare ai lavori pubblici. Abbiamo alzato la SOA da 158.000 euro a 250.000 euro. Questo consentirà a molte imprese edili locali di poter partecipare ai lavori per la costruzione e quindi impedire sostanzialmente il fallimento di ulteriori imprese. Ricordo che in poco meno di 2 anni oltre il 50% delle imprese locali hanno subito un fallimento. Abbiamo previsto, allargato il riconoscimento delle spese per gli interventi di ricostruzione anche per gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio, anche per il superamento delle barriere architettoniche. I lavori che verranno fatti su questi due fronti verranno esattamente risarciti. Abbiamo ampliato le misure per le centrali uniche di committenza, per superare delle limitazioni soggettive. Una cosa molto importante che ha l'obiettivo di evitare il rischio, di ridurre il rischio di spopolamento di questi paesi, lo ricordo, 137 comuni del cratere. Abbiamo previsto una misura che consente di realizzare aree turistiche attrezzate per roulotte e camper per proprietari di seconde case di questi paesi, seconde case inagibili o distrutte, facendo in modo che con la messa in opera di roulotte e camper questi proprietari di seconde case possano ritornare in questi paesi che stanno soffrendo e quindi dare vita a questi paesi, favorire le attività commerciali che nel frattempo e con fatica si sono reintrodotte. Abbiamo previsto una misura molto importante che prevede per il commissario periodicamente, ogni 45 giorni, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico di linee guida utili per chi è soggetto attivo per la ricostruzione. Molto importante, e questo sicuramente sbloccherà
lo stallo nella ricostruzione, due misure importanti che riguardano i condoni pendenti e la possibilità di sanare piccole difformità realizzate in assenza di autorizzazione. Finalmente, altra misura importante, abbiamo messo mano in modo adeguato alla sanatoria sotto determinate condizioni di casette temporanee che sono state costruite in emergenza all'indomani del terremoto. Stiamo parlando di 1300 casi che erano finiti nell'ignoto e solo grazie alla determinazione di nonna Peppina queste famiglie sono state portate allo scoperto. Io dico finalmente una norma adeguata, perché la Lega nella precedente legislatura, proprio in fase di conversione del primo decreto che doveva affrontare l'emergenza, il decreto 189 del 2016, aveva già allora in fase emendativa proposto la deroga urbanistica e paesaggistica per consentire la realizzazione di questi manufatti leggeri da realizzare di fianco alla casa inagibile o distrutta, per fare in modo che il terremotato non si sradicasse dalla propria proprietà, dalla propria terra. In quella sede gli emendamenti ci furono bocciati, tentammo altre volte di introdurre delle misure urbanistiche per sanare queste casette, lo facemmo anche in occasione dell'ultima legge di bilancio nel dicembre 2017, presentammo un emendamento adeguato, il governo lo fece proprio ma ne ridusse drasticamente la portata, tanto è vero che a parte nonna Peppina e pochi altri, forse questi soggetti ne riusciranno a beneficiare, perché nonna Peppina, nonostante la sinistra avesse allora gridato la vittoria scippando quella che era un merito della Lega, nonna Peppina, nonostante la produzione di chili e chili di carte bollate, ad oggi 3 di luglio 2017 ha ancora la casa sequestrata. Quindi una norma importante. Altra cosa, la deroga al vincolo stradale. Noi abbiamo registrato, i territori hanno registrato la demolizione, l'abbattimento per il terremoto di molte abitazioni costruite negli anni proprio a ridosso della strada, che il codice della strada ne impedirebbe la ricostruzione. Abbiamo introdotto nella conversione del decreto una norma dedicata che consentirà appunto la ricostruzione. Altra cosa importante per il rilancio e la vivibilità delle comunità: abbiamo introdotto una norma, anche questo ce l'aveva chiesto la CEI, le 28 diocesi colpite dell'area del terremoto di queste quattro regioni. Noi abbiamo lì sul territorio, in queste quattro regioni, ci sono oltre 3.000 chiese danneggiate, inagibili, impraticabili. Lì soggetto attuatore per la sistemazione, per la riparazione delle chiese sono le diocesi, però fino ad oggi, questi sottostanno al regime della ricostruzione pubblica, che è ovviamente, come tutto Islam, un regime molto burocratico e che a distanza di 2 anni ha messo al palo, lasciato al palo gli interventi di riparazione delle chiese. Abbiamo introdotto una norma, ancorché che non sarà risolutiva, efficace per tutte le chiese, ma almeno che dice questo, che per importi lavori di riparazione delle chiese sotto i 500.000 euro, ebbene le chiese, le diocesi possono avvalersi non più obbligatoriamente del regime della ricostruzione pubblica, ma possono avvalersi del regime della ricostruzione privata. E per finire due altri importanti interventi, abbiamo introdotto, sembrerà banale, ma a distanza di 2 anni nessuno ci aveva pensato, una deroga all'obbligo dei comuni di perseguire gli obiettivi di raccolta differenziata. Questi obiettivi erano rimasti in capo a questi 137 comuni. Voi pensate
a tutti i casini che le amministrazioni, i sindaci hanno da affrontare per affrontare ancora l'emergenza e predisporsi alla ricostruzione con, ovviamente, come diceva giustamente Briziarelli, con le relative penali, abbiamo introdotto delle norme in deroga. Infine, tra quelle che voglio citare, poi ce ne sono altre importanti ma di cui non sto a tediarvi, abbiamo introdotto anche una proroga per gli interventi di immediata esecuzione e di presentazione delle schede AIDES, che è un termine che era scaduto, che è scaduto, e questo consentirà ai liberi professionisti comunque di attivarsi, presentare le schede AIDES, che sono fondamentali e propedeutiche per avviare la ricostruzione. Ultima cosa, sui quali poi lascio la parola ai colleghi e ai giornalisti se hanno delle domande. È stato toccato il tema dell'Aquila, della decisione della Commissione europea di considerare aiuti di Stato quelli che il governo del 2011 aveva introdotto a beneficio delle imprese del cratere dell'Aquila, terremoto 2009. Nel 2011 era stato introdotto uno sconto per la restituzione al 40% delle tasse che queste imprese dovevano versare. Allora si è attivata la Commissione europea, che ha considerato questi aiuti illegittimi, e quindi 132 imprese, se non ricordo male, qui ho davanti a me il deputato Bellachioma, dovrebbero restituire 75 milioni di euro nel giro di poche settimane. Capite benissimo che questa cosa manderebbe in fallimento gran parte, se non tutte, queste imprese. Ebbene, noi siamo intervenuti parzialmente con i limiti che ci sono imposti da questa procedura di infrazione europea attraverso un'azione di doppio binario. Abbiamo presentato e abbiamo ottenuto l'approvazione all'unanimità di un emendamento che proroga di altri due mesi, quindi dal 22 di luglio al 22 settembre, il termine entro il quale queste imprese devono presentare le controdeduzioni, le osservazioni, ma soprattutto un ordine del giorno importante che impegna il nuovo governo ad avviare con l'Europa, con Bruxelles, in particolare con la Commissione europea, una rinegoziazione su questo contenzioso. Ebbene, da parte dei parlamentari abruzzesi, noi abbiamo avuto un attacco feroce. Per noi qui diciamo una cosa: questo procedimento di recupero degli aiuti di Stato non è nato due settimane fa, ma è nato diversi mesi fa, e quindi respingiamo queste accuse a questi soprattutto senatori, che peraltro in occasione della votazione dei loro emendamenti, che non potevano essere assolutamente approvati, pena il subire delle ulteriori infrazioni, ebbene questi senatori erano assenti al momento della difesa del loro emendamento. Quindi finisco per dire che il lavoro è stato fatto, e tanto. Ovviamente ci sono state delle tematiche che alcuni colleghi, noi stessi del gruppo della Lega Nord, abbiamo messo sul tavolo per affrontare, come ancora problemi aperti del terremoto dell'Emilia Romagna del 2012, come i tanti problemi aperti del terremoto di Ischia dell'agosto del 2017. Lo ripeto, con il poco tempo e con le poche risorse a disposizione, noi abbiamo fatto tanto. Rimane ancora tanto da fare, l'abbiamo dichiarato in discussione generale nella dichiarazione di voto del provvedimento. Ovviamente da parte della Lega continuerà l'impegno a sostegno delle comunità terremotate, non mancheranno delle misure in occasione della prossima legge di bilancio, e ritengo che non mancheranno delle misure
in uno o più provvedimenti ad hoc che il governo si è assunto l'impegno di fare. Respingiamo ancora una volta le critiche da parte soprattutto del Partito Democratico, perché dal quell'agosto 2016 a prima del decreto 55 che è stato emanato il 29 di maggio, i governi prima Renzi e poi Gentiloni hanno affrontato le tematiche del terremoto per ben 8 volte prima del decreto 55, con 4 decreti specifici, con 2 leggi di bilancio, quella del 2017 e quella del 2018, con il decreto fiscale del 2018 e anche con un proroga termini. Quindi noi rivendichiamo la buona azione messa in campo durante la conversione del decreto. Io ho terminato, se c'è qualche collega ai banchi che vuole fare delle integrazioni, oppure se ci sono dei giornalisti. Se non ci sono domande posso... Se non ci sono domande... Allora, solo 3 brevi considerazioni. La prima è stato chiarissimo il collega Arrigoni, di fatto potevamo lavarci nelle mani, lasciare che questo fosse l'ultimo decreto del governo Gentiloni. Come abbiamo detto in aula, ne abbiamo fatto qualcosa di diverso: il primo decreto del governo Conte, se mi passate il termine, la prima pietra della realizzazione del programma. È stato detto anche questo, che nel contratto non figurava il terremoto. Non solo il terremoto figura nel contratto di governo, è la dimostrazione che 2 forze di governo come la Lega e i 5 Stelle hanno saputo dare soluzioni, non limitarsi a indicare problemi, ma dare soluzioni. Tutto quello che è stato inserito e che con dovizia di particolari ha illustrato il senatore Arrigoni e ulteriormente faranno i colleghi, era già noto. Nelle consultazioni, il punto fondamentale, nelle audizioni che abbiamo avuto, tutti hanno ribadito, categorie, sindaci, professionisti, quello che vi stiamo segnalando l'avevamo già segnalato, ma per mesi non ha trovato risposta. Quindi non è che non ci fosse un problema, sanatorie pendenti, piccole difformità, schede EDAS, era tutto già noto. Se oggi questi problemi sono stati tolti dal tavolo perché risolti e non se ne dovrà parlare nel prossimo atto, è perché c'è stata un'assunzione di responsabilità. Allo stesso modo, le 3 partite che restano aperte, quindi l'Aquila, è stato detto e abbiamo individuato un percorso, la zona franca urbana, quindi un emendamento che nella notte ha fatto sparire i comuni dell'allegato 1 del cratere rispetto ai comuni dell'allegato 2, era un problema creato da chi ci ha preceduto e dal PD. Allo stesso modo vorrei sottolineare le date: noi abbiamo avuto nel 2017 l'evento sismico, il terremoto di Ischia, ebbene il decreto di 55 del governo Gentiloni è del 29 di maggio 2018, il 9 di maggio il sindaco Castagna di Casamicciola l'aveva scritto al Premier lamentando che era stato abbandonato il territorio di Ischia e che non era stato individuato un commissario per la ricostruzione, e poteva benissimo il governo Gentiloni nel decreto 55 aggiungere anche Ischia. Se oggi ci troviamo a parlare di questo problema, c'è il comune intento da parte del governo, le forze di maggioranza e altre forze parlamentari per trovare una soluzione. Se Ischia non è nel decreto 55, per una precisa scelta del governo Gentiloni, che era stato anche richiamato in questo senso a un inserimento e a una soluzione, ma che quella soluzione aveva scelto di non individuare. Non fa parte del decreto, ma l'abbiamo ricordato in aula, c'è stato lasciato sul tavolo addirittura la liquidazione degli straordinari per 9.700.000 euro ai vigili del fuoco per gli straordinari svolti nelle zone del terremoto, perché neanche questo il governo era stato in grado di risolvere. È con un decreto del ministro dell'interno della settimana scorsa che finalmente i vigili del fuoco si vedono almeno riconosciuta la liquidazione di quegli straordinari.
uscendo dall'emergenza e dalla gestione di qualcosa che purtroppo esiste e che sarà oggetto di altri atti, è nostra intenzione, penso possiamo anticiparlo, farci carico, come peraltro il senatore Arrigoni ha anticipato anche in aula nella dichiarazione di voto, della realizzazione finalmente di un atto, un percorso che possa permettere di dotare l'Italia di un procedimento, una procedura per la gestione dei terremoti. Abbiamo avuto 4 terremoti in meno di 10 anni, non è possibile che ogni volta l'Italia ricominci da zero o utilizzi modelli inadatti, in questo caso aver utilizzato il modello del terremoto dell'Emilia per un'area completamente diversa e con esigenze diverse è stato un errore. Dobbiamo avere la forza di passare dalla gestione delle emergenze a una programmazione per quanto possibile e una prevenzione, se non dei terremoti, quantomeno delle emergenze, delle difficoltà di gestione della emergenza e ricostruzione. Stiamo valutando anche la possibilità di dar vita su questo a un intergruppo, ne stiamo parlando anche con il nostro capogruppo, il senatore Romeo, proprio perché si possa avere una discussione, un confronto scevro dalle difficoltà messe in campo dall'immediatezza del determinarsi magari di un evento come è un terremoto. Pazzaglini? Sì, è stato già detto praticamente tutto, sia su quanto accaduto, sia su quelle che potrebbero essere le possibili evoluzioni al quadro normativo generale. Quindi chiudo con una riflessione di carattere politico. Da una parte c'è un governo che è in formazione, se ricordo bene la delega al turismo è stata data poche ore fa, e una maggioranza che è tale da meno di un mese, che viene attaccata da chi invece per 18 mesi ha avuto la competenza, quasi 18 mesi la competenza del problema, sulle mancanze della normativa. Come giustamente ha detto il senatore Arrigoni, noi abbiamo integrato e, come considerazione personale aggiungo, migliorato di molto un loro provvedimento, non un nostro provvedimento. Le mancanze che c'erano e che ci sono ancora erano note e per noi in parte erano impossibili da risolvere. Faccio solo un esempio, quello sul personale a tempo determinato assunto dai comuni o dalle regioni. Un emendamento proponeva la loro proroga. Evidenzio che non c'è nessuna urgenza, dato che la scadenza di quei contratti è a dicembre, è prevista per il 31 dicembre del 2018. Ed evidenzio ancora che, oltre a un problema di coperture finanziarie che giustamente il collega Arrigoni ha evidenziato essere assenti nel DEF approvato sempre al precedente governo, qui c'è anche un problema di normativa. Attualmente la proroga ai contratti a tempo determinato non è possibile. Probabilmente tutti conoscono la vicenda che ha coinvolto molti assunti dalle Poste Italiane in questo modo e che poi, grazie a dei ricorsi vinti, sono stati stabilizzati, assunti a tempo indeterminato. Lo stesso impedimento ancora vige nel nostro ordinamento, quindi non solo c'era il problema di dover trovare in così pochissimo tempo la copertura finanziaria, ma c'era anche la necessità di dotarci degli adeguati strumenti normativi per poter arrivare a questa soluzione. Questo secondo me dimostra in maniera inequivocabile che si tratta solo ed esclusivamente di propaganda. E da sindaco e cittadino di uno dei comuni terremotati dichiaro tutto il mio fastidio per questa propaganda, perché chi non solo non ha saputo risolvere il problema, ma nemmeno ha avuto l'umiltà di ascoltare proposte di buonsenso che venivano da me e da molti colleghi che, vivendo quotidianamente quelle problematiche, erano in grado di dare suggerimenti e indicare le direzioni, adesso non può venire qui a porsi su un piedistallo e dichiararsi paladino dei terremotati. Perché se ci sono stati oltre 15 suicidi, se c'è una disperazione imperante, se l'aumento di farmaci, di ansiolitici è aumentato in maniera esponenziale e se c'è una disperazione in generale in molti di quei comuni, è colpa di chi non ha saputo dare una prospettiva, chi non ha saputo far mantenere a quelle persone la speranza di poter tornare a casa. Quindi io ritengo che sia solo esclusivamente una bieca strumentalizzazione che deve essere respinta al mittente con sdegno, perché quello che stanno facendo appunto sulla pelle di persone che già hanno troppe sofferenze è un danno enorme
perché fargli credere che non c'è volontà politica di aiutarli, o peggio ancora, che si continuerà a discriminarli con scelte che spesso ho definito scellerate, secondo me non farà altro che aggravare quel quadro già estremamente compromesso a cui accennavo prima. Quindi come componente del partito che a mio avviso più di altri e meglio di altri da subito ha cercato di dare risposte, non posso che dichiararmi più che soddisfatto di quello che è stato fatto, nella consapevolezza dichiarata dal collega Arrigoni in occasione appunto della dichiarazione di voto che ci sarà ancora moltissimo da fare, ma se ci sarà moltissimo da fare la responsabilità piena è di chi ha governato fino a ieri e non di chi ha iniziato a governare oggi. E poi Erika Rivolta. Naturalmente condivido perfettamente tutta l'impostazione e le considerazioni di chi mi ha preceduto. Io sono anche sindaco di una città dell'Umbria che non è nel cratere, ma che come tutte le regioni hanno subito dei danni indiretti importantissimi. Però come sindaco comunque di un comune che anche se parzialmente ha subito dei danni alle strutture pubbliche e private, ho partecipato a molte riunioni dell'ufficio unico ricostruzioni. Ed è per questo che dico e accolgo con estremo piacere e soddisfazione il fatto che noi come gruppo ci siamo impegnati non solo e non tanto oggi a fare e a portare quelle modifiche, le poche che siamo riusciti a fare ad un decreto esistente, perché poi anche le procedure non sono tutte uguali e non si può, è vietato veramente generalizzare. Questo al fine di valutare compiutamente e rivalutare l'iter di gestione di questo terremoto. Io auspico che veramente si vada incontro ad una riflessione molto seria in tema di semplificazione delle procedure, di attenzione a quelli che sono i problemi veri e di disamina dei relativi costi, perché quello a cui abbiamo assistito fino ad ora purtroppo è che a volte delle messe in sicurezza necessarie, se ci fossero state procedure più snelle, più veloci, meno burocratiche, avrebbero potuto portare con quasi le stesse risorse o poco più alla sistemazione del problema. Questo è un altro aspetto che chi amministra i territori, chi vive in questi territori conosce molto bene. Naturalmente tutti noi abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza e le nostre diciamo competenze, anche diverse da quelle che ricopriamo attualmente, proprio per far sì che tutto questo avvenga. Il modello del terremoto dell'Italia centrale non ha nulla a che vedere con il modello che invece è stato importato ed imposto a questo terremoto, che è quello dell'Emilia-Romagna. Tutta un'altra storia. Quello è l'errore da cui è partito e partono tutti gli errori successivi. Noi avevamo avuto un modello che era quello del terremoto del 97, perché ahimè queste zone reiteratamente sono chiamate a gestire emergenze relative al terremoto, che in qualche modo e comunque ha funzionato, e tra l'altro anche sull'attribuzione delle competenze. Quindi io mi auguro che ci sia una riflessione molto seria a proposito dell'ufficio unico ricostruzione e spero proprio che siano ridate competenze specifiche ai singoli comuni che conoscono il territorio e possono gestirlo in maniera molto ma molto più appropriata. Quindi ringrazio, ho dato il mio piccolo contributo anche in commissione speciale, ma ringrazio a chi ha lavorato a cominciare dal senatore Arrigoni, ma tutti i colleghi che sono qui, perché veramente hanno fatto un gran lavoro. Grazie, chiude la Erika Rivolta. Grazie Arrigoni. Io ho diretto i lavori in qualità di presidente vicario della commissione speciale e mi ha sorpreso molto l'attacco che è arrivato dopo l'approvazione dal Partito Democratico, perché in commissione ci eravamo dati un comportamento di grande serietà e di lavoro proprio per adottare il miglior provvedimento possibile, tutti i cambiamenti possibili a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, e così si è lavorato davvero bene ascoltando, come hanno detto anche i colleghi,
il grido di dolore che arrivava da questi sindaci e da tutti i soggetti auditi. Fuori luogo proprio perché hanno avuto 18 mesi il Partito Democratico con Renzi e Gentiloni per rispondere a questo grido di dolore, e invece si sono limitati con il decreto del 29 di maggio a un decreto di qualche proroga fiscale nel canone RAI e basta. Ben altra cosa è uscita dall'aula. Quindi c'è stato anche un lavoro molto serio sul discorso dell'Aquila, che è stato impostato, e c'è stato l'impegno anche da parte del governo di affrontarlo nei prossimi mesi. Quindi questo è scritto nei verbali ed è rimasto. Indubbiamente la cosa che noi possiamo fare, l'abbiamo già dichiarata, l'ha già annunciata il collega Briziarelli, è quello di pensare a un nuovo modo di affrontare i terremoti, proprio perché l'Italia è incredibilmente diversa, quindi non si può fare l'errore di adottare delle misure che vanno bene per dei comuni di pianura, per un cratere in pianura, rispetto che un cratere nel centro Italia sull'Appennino, e soprattutto un sistema che risponda all'esigenza primaria, la semplificazione delle procedure, perché queste popolazioni sconvolte, lacerate da lutti, da perdita di beni, sono disponibilissime a tirarsi indietro le maniche e ricominciare. Però lo Stato non può essere matrigna che mette solo dei grandi ostacoli, deve favorire questa ricostruzione, lo dobbiamo. E quindi era giusto porre i puntini sulle i politicamente, perché è stata veramente fuori luogo l'uscita del PD, ma l'impegno che ci prendiamo in questa giornata è quella di continuare a lavorare per dare risposte il prima possibile a queste popolazioni, e penso che sia la cosa più seria che possiamo fare. Sono cittadini incredibilmente feriti, dobbiamo dare loro una risposta, e non solo a nonna Peppina, ma alle famiglie, agli imprenditori, ai professionisti. È veramente una moltitudine di persone che devono ricominciare a vivere in piena dignità. Ecco, noi vogliamo dar loro questa dignità. Grazie Erika. Se non ci sono domande, chiudiamo qui. Grazie per la partecipazione, ringrazio i colleghi. Andiamo a fare altro, il nostro impegno continuerà sul tema del terremoto. Grazie. Arrivederci. Bene. E via verso 3.